Dal Vangelo di Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Sorelle e fratelli carissimi, oggi la buona novella vi raggiunge dal porto di Ortona. Ho voluto scegliere questa posizione proprio perché il Vangelo ci parla di barche, ci parla di pescatori, e voi le potete vedere alle mie spalle, insieme alla statua di San Tommaso, che ricorda l'arrivo nella nostra città e nella nostra diocesi delle reliquie di questo apostolo, uno dei pescatori che Gesù chiamò insieme con Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. È bellissimo sapere che un nostro patrono era del gruppo che Gesù chiamò sulle rive del lago di Galilea. Quando il tempo era compiuto, quando il regno di Dio era vicino e quando Gesù, con le sue parole e la sua testimonianza, invitò uomini e donne a seguirlo. E questi uomini e queste donne, sentendo l'invito di Gesù, subito, lasciato il lavoro, lasciato la casa, lasciato la famiglia, lo seguirono. Avevano tutto. Ma che cosa gli mancava per spingerli a seguire Gesù così immediatamente? Evidentemente quel di più che dava senso alla vita. Evidentemente non bastava a loro e non può bastare a noi semplicemente la tranquillità di una casa, la serenità di un lavoro e la bellezza e la gioia di una famiglia. C'è bisogno di qualche altra cosa, c'è bisogno di Cristo. È Lui, con la sua presenza, perché Lui è il regno di Dio presente in mezzo a noi, con la sua presenza che ci porta la gioia e la felicità, che porta il respiro della vita nella vita di ciascuno di noi. E Gesù dice queste parole, che sono le prime del Vangelo di Marco che noi possiamo udire da lui pronunciate, e in esse c'è il riassunto di tutto il Vangelo, c'è il segreto di tutta la buona novella. Convertitevi, date una direzione nuova alla vostra vita. Quante volte, se noi vogliamo offendere una persona, vogliamo farle del male, le diciamo: tu non cambi mai, sei sempre lo stesso, sei uno legato al passato, non sei capace di novità, non riesci a cambiare idea, il tuo modo di pensare, di vedere, di agire. Ecco, Gesù ci invita a cambiare la nostra vita, ma ci invita a cambiare perché il regno di Dio è vicino. Lui bussa alla porta del nostro cuore, Lui ci chiede di poter entrare per trasformarci, per permetterci di vivere in cieli nuovi e terra nuova. Lui bussa alla porta del nostro cuore perché da pescatori di pesci possiamo diventare pescatori di uomini, cioè perché da una vita vissuta per noi possiamo passare a una vita vissuta per gli altri. Infatti al pescatore non importa dei pesci se non nella misura in cui i pesci servono a lui per poterlo sostenere come cibo, per poterlo sostenere come denaro ricavato dalla vendita. Mentre invece, diventando pescatori di uomini, Gesù ci chiede di impostare la nostra vita sul dono, sull'amore, sul servizio al Signore e agli altri. Il Signore ci chiede
di mettere Dio e gli altri al centro della nostra esistenza. Vuole che la nostra vita diventi una pro-esistenza, un'esistenza per gli altri. Che bello essere in compagnia di queste persone, semplici, umili, come noi, gente del popolo, gente che stava facendo il suo mestiere e il suo dovere. Questo ci ricorda che il Signore chiama me, chiama voi nella vita di tutti i giorni. Non è necessario andare per forza in un santuario, non è necessario andare in un luogo di spiritualità particolare per sentire la voce del Signore. Egli ci chiama lì dove noi siamo. Successe così con Mosè mentre pascolava le pecore, anche per Davide successe mentre pascolava le pecore. Saul era andato a ricercare le asine del padre e tanti altri personaggi dell'Antico Testamento furono chiamati dal Signore nella loro vita quotidiana, Eliseo mentre arava con i suoi buoi, ma anche nel Nuovo Gesù fa lo stesso, lo fa con i pescatori, lo fa con Matteo, seduto al banco delle imposte. Permettiamo solo al Signore di arrivare al nostro cuore, permettiamo al Signore di trasformarci. Quando Lui ci chiama, quando Lui ci nomina, non è come al Grande Fratello per gettarci fuori, ma è per introdurci nella vita nuova del Regno di Dio, per introdurci in questi nuovi cieli e in questa nuova terra dove avrà ampio spazio l'amore, la pace e la giustizia. Di questo noi siamo chiamati ad essere annunciatori, di questo noi siamo chiamati ad essere testimoni.